salve persone. Ogni giorno scompaiono più persone di quanto possiamo immaginarci. Pensate che solo in Italia si parla di circa 60.000 persone scomparse, dichiarate, e la cifra reale potrebbe essere molto più grande. David Polis, ex investigatore americano con più di 20 anni di esperienza nelle forze dell'ordine, ha studiato una serie di casi di persone scomparse nel Nord America e ha evidenziato la presenza di alcuni elementi in comune a dir poco sconcertanti e di certo non riconducibili ad un modus operandi di serial killer o altro. Le autorità hanno sempre considerato questi casi da un punto di vista locale, ma Polis ha approfondito le indagini per constatare come i vari pezzi si incastrino tutti in un unico puzzle, più grande e decisamente più inquietante. È come in un episodio di X-File, ha dichiarato durante una conferenza tenutasi il 21 maggio all'Università di Toronto. Polis ha raggruppato circa 2000 casi che hanno in comune le stesse misteriose caratteristiche e successivamente sono stati catalogati come casi Missing 411. C'è da precisare che per rispetto delle famiglie, l'ex detective non condivide mai le proprie teorie nei dettagli, ma scrisse diversi libri come raccolte dei casi di scomparse appunto con diversi fattori surreali ad accomunarli. Le sparizioni si verificano tutte in luoghi ben precisi, soprattutto nelle vicinanze di specchi d'acqua e nei parchi nazionali. Se al momento del ritrovamento le persone sono ancora vive, hanno spesso vuoti di memoria. Quando invece vengono trovate morte, la causa del loro decesso è sempre difficile da stabilire. A volte vengono ritrovate in zone che non avrebbero potuto raggiungere a piedi, oppure in luoghi che erano già stati perlustrati da cima a fondo. Ad esempio, ha citato il caso di un bambino ritrovato disteso su un tronco d'albero caduto lungo un sentiero che i soccorritori avevano percorso più volte nei giorni precedenti. E a breve andremo a vedere anche degli altri esempi. Alle persone spesso mancano scarpe di indumenti e stranamente i cani da soccorso non riescono a fiutare le tracce. Infatti, alcuni agenti cinofili hanno riferito a Polis che i cani si comportano in modo strano, camminando a distanza, girando in tondo e poi sedendosi. Gli investigatori non trovano spiegazioni, anche perché gli incidenti si verificano spesso in zone dove non ci sono animali selvatici e i corpi non presentano segni di violenza fisica. Polis ha fatto notare che le persone scomparse hanno una capacità mentale che non conosce vie di mezzo. O sono minorate o sono brillanti, voglio dire super brillanti. Inoltre ha dichiarato che spesso i corpi delle persone scomparse sono stati ritrovati in acqua, ma non si può parlare di annegamenti. La maggior parte delle sparizioni avvenne nel Minnesota e nel Wisconsin. Le indagini di Polis sono iniziate nel 2009. Dopo il suo congedo dalla polizia di San José, due guardie forestali che avevano prestato servizio in alcuni parchi nazionali gli riferirono che molti casi di persone scomparse all'interno di quei parchi andavano ulteriormente approfondite. Da allora il nostro ex detective ha esteso la sua ricerca fino alle aree urbane, dove ha scoperto casi non solo con caratteristiche simili, ma anche più lontani nel tempo,
Sparizioni del genere si sono verificate già a partire dal XIX secolo. Politz ha riportato alcuni esempi di persone che inizialmente si trovavano in un posto e poco dopo in un altro a chilometri di distanza. In particolare nel caso di due bambini, e questo si tratta di un dettaglio fondamentale, dato che entrambi erano decisamente troppo piccoli per riuscire a fare tanta strada da soli. Il piccolo David Allen Scott sparì nel luglio del 1957, all'età di soli 2 anni, dai pressi di Twin Lakes, tra le montagne del Nevada, e venne ritrovato a centinaia di chilometri di distanza. Il padre, ovviamente, dichiarò che il bambino sapeva malapena muoversi da solo. Mentre nell'aprile del 1952, un altro bambino di soli 2 anni, Kate Parking, sparì poco lontano dalla sua abitazione a Ritter, nell'Oregon, per poi essere ritrovato circa 20 ore dopo a 15 miglia di distanza, disteso a faccia in giù su un lago ghiacciato, ma per fortuna era ancora vivo. Danny Philippidis, invece, era già adulto quando 3 anni fa, mentre si trovava a sciare nello stato di New York con alcuni amici, sparì. Allarmati i responsabili degli impianti sciistici, col sostegno di circa 130 persone, gli amici lo cercarono su tutta la montagna, ma con esito negativo. 6 giorni dopo, la moglie ricevette una strana telefonata da un numero che non conosceva, ma riconobbe subito la voce di Danny. Il marito appariva incoerente e confuso nei discorsi. Allora la moglie gli chiese di chiamare il 911, così che lo avrebbero rintracciato. Lo ritrovarono con ancora addosso la sua attrezzatura da sci e appunto un iPhone nuovo di zecca che non gli apparteneva. Si trovava a Sacramento, in California, nel terminal di un aeroporto a circa 5.000 chilometri di distanza dal luogo dove scomparve. Ma la cosa più strana è che qualcuno gli aveva persino tagliato i capelli. Danny afferma di non ricordare come è arrivato fino a lì e non aveva la minima idea di che giorno fosse. Ancora adesso né lui né gli esperti hanno trovato una spiegazione logica a tutto questo. Ovviamente molte persone hanno usato queste teorie per sostenere l'esistenza del famoso Yeti, o degli alieni o di varchi interdimensionali. Altri invece parlano di popoli indigeni e cannibali, o, a dipendenza della località, le persone hanno le loro credenze legate a creature mitologiche come folletti o animali leggendari. Politz, come detto prima, dice che preferisce non sbilanciarsi, affermando che lui non vuole fornire teorie, ma solamente raccogliere tutti i fatti. In un'intervista ha dichiarato: cosa succederebbe se vi dicessi la verità è questa e l'indomani qualcuno vi dimostrasse che mi sono sbagliato? La mia credibilità andrebbe in fumo. Ma Politz lascia intendere che dietro questi eventi potrebbe celarsi qualcosa di non ordinario. È semplice dare una spiegazione razionale quando si studiano casi con caratteristiche diverse, ma davanti a centinaia di casi perfettamente identici tra loro, la prospettiva cambia totalmente. Se il video ti è piaciuto, lascia un like per farmelo capire. Commenta se hai qualcosa da dire in merito ed iscriviti al canale. Attivando la campanella rimarrai sempre aggiornato sui miei nuovi video, in questo ed altri format. Ti ringrazio e al prossimo video.